Buongiorno a tutti. Io in realtà sono qui solo come relatrice di un messaggio, quello di Piero Fassino, che oggi non può essere qui per ragioni che un po' conoscete, però era rimasto molto colpito naturalmente dalla scomparsa di Alberto e ci teneva a mandare questo messaggio che vi leggo. Cara Ida, cari Alice e Giacomo, caro Ugo, care amiche e cari amici, mi spiace moltissimo di non essere a questo piccolo evento organizzato da Sposetti per ricordare Alberto. Ai dolori personali si uniscono a volte anche tragedie collettive come il ritorno della guerra. Vorrei però che vi giungesse un mio breve ricordo di Alberto, Marani, come lo chiamavamo tra compagni. Me lo ricordo ancora giovanissimo, alto, magro, accanto a Enrico Berlinguer, minuto e spaurito com'era nel fisico. Era uno di quegli uomini della scorta che il partito aveva messo a disposizione del segretario in anni difficili e pericolosi. Alberto fu un'ombra discreta e presente, un punto di riferimento e una sicura spalla per i colleghi, anche se così giovane. Lo ritrovai più tardi, tanti anni dopo, tra gli uomini che mi accompagnarono nei primi mesi da segretario dei Democratici di Sinistra. Riconobbi subito quella discrezione e quella sicurezza che davano conforto e tregua ai pensieri e alle preoccupazioni di tutti i giorni. Ricordo i modi gentili, la cortesia della sua protezione. Per chi è costretto a vivere sotto scorta, c'è sempre il pericolo di apparire potente, arrogante. Ma molto dipende da come lavora chi ti protegge. E con Alberto eri al sicuro. Non c'era gesto, parola, atteggiamento che esprimesse prepotenza o superbia. La discrezione era la sua cifra. E io, cresciuto in una città, in un ambiente che ha fatto del profilo basso una vera e propria religione, non potevo che chiedere di più. Ricordo le attenzioni nei miei confronti, che poi si estendevano anche a chi mi era vicino. In primo luogo ad Anna, mia moglie, e poi alle persone dello staff. Una borsa presa al volo se ti vedeva impegnato al telefono, un cappotto passato velocemente se il freddo si faceva sentire. Ricordo il suo sorriso sincero con cui la mattina mi accoglieva in Via Nazionale. Poi, negli anni, mi è capitato di incontrarlo ancora vicino a Ugo, sempre col suo stile, la sua cura, i suoi gesti solleciti, ma mai di maniera. E quegli occhi sorridenti quando parlava della nipotina, sua vera e propria passione di vita. Ecco, con Alberto chiunque avrebbe potuto conoscere quello che siamo stati, una comunità che non ha mai amato il personalismo e in cui l'individualità era solo una parte di un progetto di partecipazione collettiva. Sto bene se anche chi è vicino a me sta bene, valeva per il segretario di un grande partito popolare e valeva per l'ultimo degli iscritti. Questo Alberto ce l'ha insegnato ogni giorno col suo lavoro, questo lo ha insegnato ai suoi figli, alla sua nipotina e questo è quello che ci lascia, non lo dimenticheremo. Un affettuoso e sentito abbraccio, Piero Fassino.